Ai fini della scienza, no, nel senso che sono interscambiabili, nel senso che se finisci su uno o sull'altro sei cibo per le stelle, viene disintegrato sia dall'una che dall'altro. Dalla prima, magari qualche atomo, qualche elettrone, qualche protone riesce a scappare, dal secondo non esce assolutamente nulla. Entrambe si formano nel collasso di stelle. In linea di massima si può dire che quando una stella molto grande ha bruciato tutto il suo combustibile, quella collassa perché la gravità la risucchia su se stessa, non c'è la reazione nucleare che la tiene in piedi. E se la stella è molto massiva, produce un buco nero, se è meno massiva, produce una stella di neutroni.